bella zia, sto a Milano e recap. Un mese fa mi scrive sta azienda, si chiama Speaky. È un servizio che te lo metto pure link in descrizione e primo commento. Un servizio che permette di avere una serie di scontistiche, anche elevate, su una serie di servizi. C'è anche tutta una parte food. Speaky un mesetto fa mi chiama e mi lancia sta sfida. Bella Laurella, vuoi fare 24 ore solo di cibo su Speaky? Quindi solo offerte? Sì. Subito, cioè immediatamente. E quindi noi oggi andiamo a scoprire sto servizio, che tra parentesi c'ha pure il cashback integrato al sito, e mi hanno fatto scegliere 3 posti dove provarlo, a colazione, pranzo, cena. Io quindi oggi dovrò vivere solo mangiando su Speaky qua a Milano, e già ti dico che sono stato troppo goloso, perché per riuscire a infilare una cosa che volevo provare a Milano da un po', ho spostato la colazione verso un brunch. E quindi il primo posto di oggi è qualcosa che ho visto tempo fa. Ci sta questo studio di comunicazione, si chiama Colibri Vision, che si è occupato di uno bubble tea a Lecce. Si chiama Street Tea e gli amici giù in Puglia me ne hanno parlato un sacco bene. Sempre sto studio si è occupato di un altro progetto, sempre a tema pugliese. L'idea era di unire i poké, che mo vanno un sacco, con le pucce pugliesi. Blasfemia? Non lo so, mo lo scopriamo, perché Belle Poké, è questo il nome del posto, sta proprio su Speaky. E eccolo qua. Nicolò, buongiorno. Su Speaky ci stanno 3 offerte in Belle Poké. Di queste 3, una è con questa appunto puccia con gli ingredienti del poké. Vi offriamo la possibilità di acquistare il nostro menù puccia di mare e puccia di carne da 14,90€ a 9,90€. Namo! Il risparmio quindi è di 5€ e c'ho la possibilità di scegliere tra 5 pucce con ingredienti poké. Namo, ho scelto, mi sa, te la faccio vedere. E eccola qua. Questa qua è la marinaia con rucola, stracciatella, tartar di tonno, con l'olio al cappero, cipolla caramellata, pomodorini e lamelle di mandorle. 5 euro risparmiati, pure con la Coca-Cola e la salsa, andiamo all'assaggio. Bella grossa e bella calda, mo l'assaggiamo in diretta. Questa di base viene 8,90€, che non so poi, quindi dobbiamo vedere se è proprio buona buona. È bella piena, sicuramente se mi mettevi più tonno c'avevo ancora l'orgasmo, raggiungevo un livello ancora superiore. Però presa bene. Questo caldo freddo è troppo, è proprio una presa bene, soprattutto con una temperatura così calda fuori, perché la botta finale data pure dalle cipolle fresche è una presa bene. L'ultima cosa che ti posso dire è l'impasto della buccia, che mi ricordo quando siamo andati a Bari, a Lecce, là le bucce erano veramente... erano altri livelli, ma l'idea in sé super approvata. Abbiamo risparmiato con Speaky e adesso l'obiettivo nostro è andare, finì questa, e andare a pranzo e continuare la nostra sfida. A tra un pochetto. Prima che usciamo, Nick ci sta facendo pure un poké per farcelo vedere. Quindi aspetto. Mi ha detto che le pucce le fanno loro, quindi se non mi è piaciuta a me, adesso ci sarà la sfida a me e Nick, dobbiamo andare giù in Puglia a assaggiarle insieme e fammi il confronto. Ti sfido a trovarne una più buona di quella che mangiamo. Sfida accettata. E eccola. Beh, è bella però. Questa è la medium o la large? Questa è la regular. Questa è la regular. Due dimensioni, questa è la regular e large. Allora, se questa qua è la più piccola, hai recuperato sulla puccia. Un po', ti voglio tanto, un po' tanto bene adesso, Nick. Mi sta simpatico, Niccolò. Quantità, qualità, quanto costa del locale? Una qualità andrei sul 7,5. Quantità, stessa cosa. Quanto costa, soprattutto con Speaky, che ci abbiamo sto scontone dei 5 euro, approvato. Quindi mo, il pranzo, avevo possibilità di scelta infinita, potevo scegliere quello che mi pareva e mi hanno dato carta bianca su ogni cosa, anche perché sennò non mi divertivo a fare i video, quindi no. Ho scelto un indiano, un ristorante indiano, che tra parentesi i miei amici di Milano mi hanno detto no, perché stai andando là? Non ha una nomea rinomata, non neanche sembra troppo buono, però proprio per questo ho detto sì, lo voglio fare, cioè... Prima di dire che Bridgerton secondo me è un pezzo di fango, mi sono visto 3 puntate. Stessa cosa sarà l'indiano. E dopo 2 ore in cui mi sono squagliato come un magnum, eccolo qua, Raj. Che c'è anche la formula all you can eat, però io ho visto quello, il menù tipico, e voglio provare quello. Il menù tipico è quello con delle cose che raccontano come veramente particolari e viene a persona anche abbastanza, quindi voglio vedere con Speaky quanto risparmiamo e che cos'è. E ci sediamo.
di base sembra un posto un sacco spartano, forse un po' abbandonato a se stesso. Sti posti di solito o so veramente la tradizione oppure semplicemente no. L'offerta di Spighi qui è antipasto, grigliata, un piatto a scelta, acqua per due persone, totale 62,40, che però con Spighi viene 24,90 per due persone. 24,90 tutta la vita, vediamo cos'è. Non ho avuto il tempo, ti giuro, ho messo giù il cellulare, ho detto sì, ok, piatto, sono arrivato, ti faccio vedere. Abbiamo i due antipasti, il piatto a scelta che in realtà non ho scelto io. Il piatto a scelta dello chef, non era scelta mia. Nanna al formaggio, sotto senti tipo musica rock, non so perché. E questa è la grigliata per due persone. Ok, ho chiesto, ce l'hanno abbassato. Sono molto gentili comunque, si vede che ci tengono. Però appunto, regà, questa è la grigliata per due persone, ma non è vero. Ma poi tutto questo sarebbe dovuto venire 62,40 euro. Credo che sia un po' troppo, però mo vediamo. Cominciamo a mangiare, anche se per adesso la sensazione è un po' come quando ho visto il finale del Trono di Spade, che è... Cominciamo con la samosa, apriamola pure. Guarda, i profumi sono anche piacevoli. Niente di eccezionale, poco speziata. Carina, ma andiamo avanti. Mettiamo un po' di riso qua, un po' qua. Andiamo pure di verdure e assaggiamo. Pollo tikka masala, le verdure. Qui dovremmo sentire il cocco col pollo. Ah, il profumo gli sta. È tenerissimo, cotto davvero bene. I sapori anche qua non sono particolarmente forti e decisi, però la tenerezza di quel pollo è speciale. Intanto stiamo vivendo il locale, perché beh, giusto, sì. Si sentiva comunque molto nella speziatura, né appunto il cocco. Qui abbiamo l'agnello, sembra davvero dello stadio. Ci stanno persone che si vede che si muovono lì, si vede che ci tengono. Però appunto, ragazzi, cioè, questo non è a 62 euro e il gusto non giustifica assolutamente un prezzo del genere. È molto molto basiliare. Sicuramente l'opportunità di andare a Spighi è bella, perché appunto lo paghi la metà. Che poi non ti ho detto, su Spighi c'hai offerte dai parchi o giochi fino a prodotti della cura del corpo, in realtà hai tutto. Quindi la possibilità bella di andare a Spighi è quello. Però contestualmente poi devi essere tu a scegliere i posti corretti dove andare a utilizzare i tuoi coupon, perché Spighi ti dà i coupon, te li fa scaricare sul cellulare, no? Quindi una volta che hai il coupon vai al locale, glielo fai vedere sullo schermo, paghi direttamente al locale. Questa qua non è una griglia per due persone, ma nemmeno per una, anche se guarda che bei tocconi. Oh, stessa cosa pure qua. Il sapore è perso proprio, però la tenerezza della carne, maestri. Proviamo pure la nanna al formaggio. Intanto comunque finisco. Testa va di, finisco e ci vediamo fuori. Quindi buon appetito. Ho finito e no, non posso andare via, perché per pagare dovrei sentire il cameriere, che però fa pure le consegne a Glovo ed è appena andato via con la bicicletta per fare una consegna. E sta cosa in realtà a me apre il cuore, perché questa è proprio a te lo sto dicendo, gente bella. Solo che 62, ma quando? 62 euro qua dentro è il tavolo. Cioè, se me le sedie al tavolo posso uscire pagando 62 euro. Me le porto a casa di peso. E usciamo! Non sono riuscito a finire tutto, quindi mi sono fatto fare la busta. E che colpo al cuore, oh! Mi sento come quando tuo fratello piccolo ti viene a portare un disegno orribile e ti dice com'è, che poi non orribile, un disegno non tanto bello, e te ti domandi, gli dico la verità e lo aiuto a migliorare, o gli dico la verità e magari questo qua mi si schianta la sua carriera artista, gliela distruggo sul momento. Quindi non soffermiamoci manco troppo su questa parentesi così particolare poi della sfera emotiva e culinaria, e salutiamoci per il momento, perché noi ci vediamo stasera quando dovremo andare a cena insieme, sempre grazie a Spighi. Ti è salita la curiosità? Ci vediamo dopo. Comunque belli i navigli. Fanno venire voglia di farsi il bagno.
a casa tua, perché piuttosto che metterci un'unghia là dentro mi grattuccio le palpebre con un'echidna. Sono andato in giro per Milano, ho preso un po' di latte, di prodotti tipici o storici di Milano da mettere in esposizione al Mulino. Poi le vedi quando inauguriamo, perché manca poco. E dove andiamo stasera? Allora, avevo pensato, quando stai con gli amici e vuoi mangiare sushi, beh, lo you can eat. Perché? Perché la maggior parte delle volte è perché spendi poco. Ti sfondi e spendi poco. Ho cercato su Speaky un'offerta e... Ristorante Kiki. Cucina giapponese e cinese al 50% di sconto su Speaky. Direi di entrare. E ci siamo. Sono andato a controllare le recensioni, sono 4 stelle su 5. Sono un po' stanco per tutta la camminata, quindi non vedo l'ora di mangiarmi un po' di buon sushi, sperando che sia buon sushi. Le offerte su sto locale su Speaky sono parecchio alte, quindi molte le racconto. La prima è 20 pezzi di sushi e bevanda a 9,90 invece dei 25 euro. La seconda è 48 pezzi di sushi a 23,90 invece dei 45 euro. Poi c'è 74 pezzi di sushi a 34,90 invece di 90 euro. E poi 120 pezzi di sushi a 62 euro invece di 139. Al risparmio quindi gli stiamo, ma sarà anche buono? Scoprimolo se riesco a metterti sul treppiede. E è arrivato. Ci abbiamo il piattone di sushi e bicchiere di vino bianco. Guarda che pezzi, sembrano simpatici, molti li faccio rezoomati. Profumo dalle note gradevoli. Molto composto, carino, nessun pezzo speciale, sembra molto classico. L'importante è il sapore, vediamo. Tipo, cominciamo con i nigiri classico al salmone. È quello classico che trovi negli yogurti. Che peccato, proprio un note particolare, raga. Il vino pure uguale. Vediamo un po' lui col gambero fritto. Il gambero fritto è un po' recupero. È un bel decollo di sapore. Però mannaggia. Proviamo un po' la spigola. Il Suzuki Nigiri. Un po' di soia. Pure questo recupera del reno. Un passo sopra non gli uvinito. Però non sarà mai tipo quando siamo andati a Kiko a Roma. Ti ricordi quel video? Io non vedo l'ora di andare in Giappone. Questo... Cioè, a sapore ci possiamo pure stare. Vino compreso, 9,90. Sì, però a 24 euro, ma no. Se hai fatto il giro prima su Speaky, bella per te, perché altrimenti... Che poi non 24, 25 euro. A Roma si dice mai coglioni. Ah, che poi io so de vino quanto quella del Corsivio sa de Dante. Però non mi pare proprio nulla d'eccezionale. Carina però l'idea dell'aperitivo sushi. Andiamo fuori a fare conclusioni. Allora, stiamo fuori. Una giornata interessante, con alti e bassi. Speaky come servizio è sicuramente interessante. Mentre stavo a passeggiare adesso stavo a guardare le altre offerte. Oltre a quelle del cibo ci sono addirittura gli sconti sul cinema o sull'acquafan. Quindi quando si tratta di risparmiare soldi, sempre una cosa bella. Poi però tocca che ti vai anche a scegliere ristoranti o eventi, quello che è, con una bella selezione. Bisogna che ci presti un po' attenzione. Ti può andare bene come me a stamattina, che comunque ho belle poche, è una cosa veramente carina da scoprire. O ti può andare un po' male come a pranzo o mediamente come a cena. Diciamo che abbiamo avuto tutti e tre i tipi di esperienze. Questo sushi per esempio, quantità, qualità, quanto costa. Abbiamo qualità da 6. Quantità rispetto al prezzo grazie a Speaky, in realtà pure alto. 9,90 per 20 pezzi di sushi e il vino, ma pure 8 meno le do, senza Speaky però. Quanto costa è solo grazie a Speaky, altrimenti a quel prezzo te li tenevi. Con tutto l'amore del mondo, ma te li tenevi. Un plus veramente carino è il cashback, perché non ci si sputa mai sopra. Al Mulino sti mesi grazie al cashback abbiamo risparmiato una cosa tipo 150 euro. Tra elettrodomestici e cose. Che comunque so un viaggio, eh. E quindi stiamo al saluto. Resisti ancora un po', mi raccomando, perché tra poco torna Fradda, questo lavoro che l'ha tenuto fuori Roma per 2 mesi. E finalmente riprendiamo a fare video con la videocamera e in viaggio. E senza sta iPhone maledetto. Che mi ha salvato un sacco di volte, ma fai video solo con l'iPhone? Che tonfo al cuore. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ti lascio il link di Speaky qua sotto, sia in descrizione che come commento. Fammi sapere se poi lo usi. Noi ci vediamo a un prossimo video. Bella, sì.